Marine Le Pen perderebbe al ballottaggio contro Emmanuel Macron. Non è una novità, ma gli ultimi sondaggi in Francia in vista delle presidenziali confermano che la leader del Front National passerà il primo turno, ma lì si fermerà. In campagna Nantes non ha esitato a distorcere la realtà parlando di un referendum contro l'Europa appena votato in Italia. Come fa quel forsennato europeista che Emmanuel Macron a sperare di parlare facendosi intendere con la Gran Bretagna della Brexit, con l'Italia che ha appena detto no all'Europa con un referendum, con i Paesi Bassi che si accingono ad una vittoria dei nazionalisti del mio caro amico Geert Wilders, ha chiesto. Quel forsennato europeista di Macron, candidato indipendente dopo aver abbandonato i socialisti del suo mentore François Hollande, otterrebbe secondo i sondaggi circa il 58% rispetto al 42% di Le Pen al ballottaggio. In caduta libera invece nei sondaggi, dopo l'esplosione dello scandalo sul presunto impiego fittizio della moglie come assistente parlamentare, il candidato della destra, François Fillon, dal canto suo ha apertamente accusato il governo socialista di lasciare che nel paese si instauri un clima da semiguerra civile durante la campagna elettorale.